On Job su Radio International. Valore, è proprio di valore, appunto, vogliamo parlare oggi con te. Come si sta un po' modificando l'ambito magari del settore immobiliare, o meglio il valore che si dà all'immobile stesso, o come è cambiato negli ultimi anni? Facci un quadro un po'. Allora, diciamo che il valore in termini temporali cambia del mattone, non ha mai, diciamo così, quelle debacle che possiamo trovare sul mercato immobiliare. Certo. Conserva sempre, anche nei periodi peggiori, che però per gli immobili più sfortunati possono toccare anche punte di ribasso del 40-50%. Ma nel lungo periodo, come dimostrano credo tutte le tabelle, il mattone premia sempre, cioè se non tanto quanto investimento, che comunque per me rimane premiante, ma nel mercato immobiliare magari se date le perse, ma un po' meno redditizie che in quello immobiliare, però finito in essere bravi in questi investimenti, rimane comunque un ottimo investimento, perché se uno si compra una casa, e ovviamente fa un investimento per la vita, per la sua famiglia, non paga più una affitto. Esatto, non esatto. Ha più traslochi, non ha più inconvenienti di doversi trovare una stanza all'ultimo momento, quindi sì, è un vantaggio. Soprattutto per la propria qualità della vita. Assolutamente sì. On Job su Radio International.